2015 le Nazioni Unite hanno dato vita a questo programma, a questa agenda per il 2030, entro cui dobbiamo tutti insieme raggiungere appunto i Sustainable Development Goals, gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questa tendenza decretata da tutti i paesi del mondo che hanno accettato questa idea fa essere molto ottimisti su quello che è il nostro futuro da questo punto di vista. La cosa però ha degli aspetti di schizofrenia, perché si vedono appunto reazioni di tipo molto diverso nel mondo, e quindi siamo portati anche a pensare che le cose stiano andando male. L'esempio, il cattivo esempio portato dagli Stati Uniti in questo senso è emblematico. Però ci sono degli esempi anche molto positivi, tipo il trend che la Cina e l'India stanno imprimendo alle loro economie molto più di prima e molto velocemente, più basate su risorse rinnovabili. È una cosa molto recente che ha fatto vedere Al Gore che rispetto a quelli che erano le stime agli anni 2000 di cosa sarebbero state le energie rinnovabili, oggi siamo a 17-18 volte in più per quanto riguarda sia l'energia solare che l'energia eolica. C'è un esempio anche italiano che mi fa piacere, due esempi anzi, italiani che mi fa piacere menzionare. Uno è l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, capitanata dall'ex ministro Giovannini, che ha messo insieme, diciamo, tutte le forze migliori del paese per tutti insieme cercare di costruire un avvenire sostenibile per l'Italia. E questo tipo di approccio è stato anche recepito dal governo italiano, che ha messo per la prima volta nella quella che una volta era finanziaria, ora il documento di programmazione economica, anche obiettivi dal punto di vista ambientale: diminuire la CO2, diminuire i gas serra, e poi anche obiettivi di tipo sociale: aumentare l'occupazione e diminuire le diversità. Questi sono esempi, secondo me, molto importanti del fatto che le cose stanno cambiando un po' troppo lentamente. Tecnologicamente siamo pronti a fare i cambiamenti, economicamente questi cambiamenti non solo sono fattibili, ma anzi auspicabili. C'è da educare la popolazione e educare i politici affinché queste cose vengano veramente messe in atto. E qui c'è un ruolo importante della ricerca e della didattica. Il ruolo della ricerca in questo momento, diciamo, è molto importante per l'identificazione tecnologica delle soluzioni, per l'appunto, ma anche da un punto di vista teorico, di sviluppo teorico della teoria della sostenibilità, perché in pratica abbiamo capito che prendere decisioni soltanto all'interno di un sistema economico, quindi confinato alle zone relative all'economia, è completamente sbagliato, perché si fanno scelte che poi hanno riflessi negativi magari sugli aspetti sociali e sugli aspetti ambientali. Poi dicevo della didattica. Beh, convincere i politici non è sempre una cosa semplice. Spesso sono le persone che pensano di sapere tutto più di tutti, una volta erano professori universitari, quindi c'è bisogno di educare le persone affinché abbiano una sensibilità rispetto a questi argomenti, c'è bisogno di educare i politici perché appunto imparino ad usare un sistema più grande rispetto a quello a cui siamo stati abituati da sempre. La situazione è talmente grave, talmente drammatica, specie in alcune parti del mondo, che la ricerca è necessaria perché siamo in un contesto molto difficile. Cioè, il ruolo della ricerca è diventato quello di cercare di andare al di sopra, di vincere rispetto alle difficoltà che i comportamenti dell'uomo hanno creato. Ci siamo resi conto, per esempio, che le questioni legate all'energia, al cibo e all'acqua sono strettissimamente collegate l'una con le altre. Mi fa piacere
menzionare un programma di ricerca che sarà aperto ai progetti fra poco, che si chiama Prima e che riguarda l'area mediterranea, su appunto questioni che riguardano la sostenibilità dell'uso delle risorse idriche, dei suoli e della produzione di cibo. Questo programma per Siena ha una particolare importanza anche perché ha visto l'Università di Siena coinvolta in prima linea nello sviluppo del programma di ricerca. E questa cosa non è avvenuta per caso. Siena si occupa di sostenibilità dall'inizio. Il mio maestro, il professor Tiezzi, già negli anni 80 cominciava a scrivere libri sulla sostenibilità. Prima ancora che il nome sostenibilità venisse detto, lui la chiamava equilibrio biologico, ma il senso era esattamente quello. E Siena è stata antesignana anche in questo senso della ricerca transdisciplinare, perché sempre Tiezzi insieme a Vercelli nei primissimi anni 90 avevano fondato la Fondazione Oikos proprio per unire i saperi da un punto di vista diciamo più fisico, energetico, chimico e quello invece economico, sociale messi insieme. Questi antesignani continuano a dare i loro frutti con le molte ricerche in tutti i campi che la nostra università offre. In questo senso anche la didattica ne risente perché facciamo un corso rivolto a tutti gli studenti dell'Università di Siena che si chiama appunto Sostenibilità e in cui questo concetto viene fatto conoscere a tutti gli studenti dal punto di vista dell'economista, del sociologo, dello scienziato più delle scienze dure oppure anche dei diritti umani o quant'altro.